La trattativa Stato-mafia, rinviati a giudizio tutti e 10 gli imputati sotto accusa, ex ufficiali del ROS, capi mafia Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, l'ex senatore Marcello Dell'Utri e l'ex ministro dell'interno Nicola Mancino, che poco fa ha commentato: chiedo un processo rapido che dimostri la mia innocenza. Allora, da Palermo sentiamo il servizio di Rino Cascio. Visto l'articolo 429 codice procedura penale, rinvia giudizio per le imputazioni loro rispettivamente ascritte. La trattativa Stato-mafia nella stagione delle stragi ci fu e bisogna accertare le responsabilità in questa di boss di mafia, vertici del ROS dei Carabinieri e politici. Il GUP Pier Giorgio Morosini rinvia a giudizio tutte e 10 gli imputati dell'udienza preliminare. La decisione alle 13, dopo 2 ore di Camera di Consiglio. I capi mafia, Riina, Bagarella, Brusca, Cinà, presenti in videoconferenza. Gli ex vertici dell'Arma dei Carabinieri, Subrani, Mori e De Donno. L'ex senatore Marcello Dell'Utri dovranno essere giudicati per minaccia al corpo politico dello Stato. L'ex ministro Mancino di falsa testimonianza. Massimo Ciancimino, figlio dell'ex sindaco, presente in aula per associazione mafiosa e calunnia. Rimangono fuori il boss Provenzano per gravi motivi di salute e l'ex ministro Mannino, ammesso al rito abbreviato. Il processo inizierà il 27 maggio davanti alla seconda sezione della Corte Assise di Palermo. Evidente a conclusione dell'udienza la soddisfazione dei pubblici ministeri, la delusione di molti difensori. Diciamo che è un momento di grande affermazione di quello che ho chiamato lo Stato-Stato, che finalmente si vuole realmente opporre allo Stato-mafia. Di una cosa sono sicurissimo, che Mancino in tribunale dimostrerà la trasparenza della sua posizione e che questo rinvio a giudizio corrisponda a un'accusa non fondata nei suoi riguardi.